Con il presidente della Torres, Antonello Lorenzoni, ecco, è un momento in cui il pallone si prepara ad andare in vacanza, ma c'è ancora chi lavora perché c'è un futuro da costruire, quello della Torres, presidente. Sì, in realtà i campionati sono appena terminati, si fanno adesso i playoff, purtroppo con l'assenza della Torres per 3-4 punti non siamo riusciti a centrare almeno quell'obiettivo minimo che poteva essere abbastanza raggiungibile se le cose fossero andate un pochino meglio. Purtroppo non siamo riusciti, tenteremo quest'anno di raggiungere quel suo traguardo, almeno come minimo. Stiamo rifacendo la squadra nei punti, cioè nelle parti ovviamente da ritoccare, ci sarà qualche confermato e niente, stiamo cercando di interessare la città che però purtroppo giustamente scottata dagli anni precedenti non risponde per il momento. Io mi auguro che appena sentiranno qualche nome nominativo di giocatori importanti, quindi vedranno che in fondo il nostro lavoro è indirizzato bene, io ritengo che possa sicuramente anche rispondere il pubblico di Sassari. Ecco, parliamo proprio del campo della squadra. C'è un tecnico, Roberto Ennas, ci sono dei liberi manichedda. Quali sono gli obiettivi di mercato? Che Torres sarà sul campo? Ma guardi, siamo praticamente in quattro persone che lavorano per fare questa nuova Torres. Sottoscritto, Manichedda e Stangoni e poi ovviamente importante il tecnico con tutto lo staff che naturalmente lavora in equipe con noi. Niente, stiamo facendo dei sondaggi su alcuni giocatori che quantomeno hanno dimostrato nel tempo, qualche anno in questi ultimi anni, hanno dimostrato di essere giocatori affidabili. Stiamo trattando, le richieste dei rimborsi spese non sono assolutamente calati come invece è calato purtroppo il mercato in tutti i settori, ma si mantengono sempre fissi, anzi alcuni vogliono anche degli aumenti e noi ovviamente dovremo combattere con questo tipo di richieste, cercheremo di trovare una mediazione e raggiungere così un accordo con alcuni giocatori importanti che sono indispensabili per aiutare i giovani che sicuramente numerosi saranno quest'anno nella formazione. Dal campo torniamo alle scrivanie, ecco, si parla di lei come uomo solo al comando, l'ha già detto, c'è disinteresse attorno al progetto della Torres. Qual è la situazione? Ci sono dei margini di miglioramento? Ma uomo solo al comando, guarda, a me è sempre piaciuto fare il leader, non il padre padrone come molti pensano che possa fare, per due motivi. Primo perché non ho la possibilità economica di poter fare e strafare come voglio, in quanto sono un piccolo imprenditore con la passione da 40 anni di calcio, che fa il presidente quasi ininterrottamente da oltre 40 anni nel calcio, quindi una certa esperienza l'ho acquisita e cerco ovviamente con gli altri tre o quattro in accordo di fare delle squadre decenti o comunque buone, compatibilmente con il bilancio. Ecco, dico una cosa importante. Il bilancio che solitamente nel calcio viene trascurato perché c'è una malattia strisciante che è quella dell'entusiasmo, delle vittorie danno euforia e quindi è strisciante una specie di serpente che è molto brutto, che mette in condizione un presidente di spendere e fare il passo più lungo della gamba, quasi sempre, soprattutto per i neofiti, per quelli che entrano nel calcio da poco. Chi invece c'è da tanti anni sa perfettamente che questa malattia incombente deve evitarla, insomma questo pericolo incombente. E quindi bisogna tener conto sempre del bilancio. Io ho sempre chiuso le società nelle quali ho fatto il presidente con il bilancio a zero e ritengo che dovrò fare così anche quest'anno con la Torres. Comunque vada. Certo mi auguro che vada meglio dell'anno scorso perché gli impegni che sto profondendo in questo, sia io che i collaboratori, sono notevoli. Ecco, la situazione rispetto al progresso della Torres ha risolto le questioni che ancora erano rimaste in sospese? Ma quelle che riguardano la mia gestione sono tutte quante a posto, infatti il bilancio è stato azzerato. Diciamo che probabilmente della gestione precedente alla mia rimane ancora qualcosa che però stanno provvedendo gradualmente, pian pianino, a risolvere, ma è competenza loro, non mia. Ecco, si parla e si spera nella ricostruzione di un settore giovanile all'altezza. Da questo punto di vista, come stanno le cose, Presidente? Diciamo che abbiamo già tre squadre che l'anno scorso due hanno fatto benino, quest'anno saranno tre. Il settore giovanile è stato affidato a un responsabile, a un dirigente tecnico responsabile che è il dottor Secchi e ci saranno alcuni allenatori che hanno già fatto bene negli anni precedenti con altre squadre. Sono tre, naturalmente più responsabile e stanno operando per benino. Manteniamo i punti Torres che sono la Sacra Famiglia e probabilmente lo aumenteremo di uno. E stiamo avviando quello che secondo me deve essere poi un domani la linfa per la prima squadra. È indispensabile crearlo. Stiamo facendo quello, ovviamente tenendo conto di una cosa e dell'altra, cioè la prima squadra è quella lì.
Ecco, c'è anche da recuperare il rapporto con la città, soprattutto con la tifoseria. Come fare a far rinnamorare la città della sua Torres? Ma guardi, io ho avuto un colloquio con 4 rappresentanti della tifoseria, i quali mi hanno detto, guardi Presidente, che c'è la Torres dice, è una cosa che piace a tutti i sassaresi, però sono tutti quanti con la testa sotto la sabbia, perché dicono, ma vedremo, chissà come cosa farà anche questo qua che è venuto quest'anno, sì Presidente, sarà come gli altri, farà un pochino qualcosette e poi alla fine va come sempre. È normale che quando uno è scottato come al lupo, lei sa, no, quel detto, al lupo, alla fine quando il lupo arriva sicuramente gli altri l'aiuto non lo danno. Quindi in questo momento c'è la possibilità che tutti quanti pensino che sia così, come tutte le altre volte. Io non dico che io sia migliore degli altri o possa fare meglio, eccetera. Dico semplicemente che mi impegno sicuramente a fare meglio di quanto è stato fatto negli anni precedenti. Che ci riesca o meno dipenderà dal futuro, insomma, se sarà confermato o meno questa mia supposizione. Io a livello di programma posso dire che ce la metto tutta, quindi mi auguro che poi la realtà mi dia ragione in maniera tale che chi ha la testa sotto la sabbia come lo struzzo la tiri fuori e dica, beh, proviamo a vedere se anche questo presidente forse è degno di avere un piccolo aiuto, perché finora onestamente aiuti non ce ne sono stati. Quindi con le mie forze, con quelle e con l'impegno dei collaboratori stiamo facendo il massimo. Penso che sia il dovere di un presidente da definire discreto, se non buono.